Allora, ragazzi, mi state guardando dove? A dritta, a destra, a sinistra? No, allora, da là a qua. No, allora, dai, basta, fai il serio, Giorgio. Allora, parliamo del 3 sul 4, che è un argomento studiato da molti ragazzi nelle scuole ed è anche una curiosità. Allora, il 3 sul 4 viene menzionato in tante maniere, no? Se voglio farvelo ascoltare, semplicemente possiamo prendere un gruppo di tre quartine e mettiamo l'accento ogni tre. È un classico questo, tipo. Cosa semplicissima. Adesso proviamo a pensare invece dal mio libro, dal Vangelo, secondo a Giorgio De Tullio, che sarebbe il numero 2 del book praticamente che ho fatto durante la pandemia che non è ancora finita. Ed c'è un argomento che riguarda appunto il 3 sul 4. E allora se prendiamo una cellula di frase che può essere papa pa, da, ta, da, ta, da, ta, da, ok. Adesso proviamo a sovrapporre su questa frase tre terzine, usando come schema di riferimento l'accento della frase stessa. Quindi diventa 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, questa è la cellula che poi vi farà vedere il grande Stefano, vi farà vedere la didascalia sotto come sarà la diteggiatura. È un gruppo di tre terzine dove appunto ci sono questi accenti. Da rispettare. Ovviamente questo vi fa capire che c'è dinamica, non è che è tutto forte o tutto piano, per cui ci sono padal, tadat, padal, padal, vi fa sempre capire la frase iniziale. Questa è la frase 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un po' veloce, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, quando avrete assimilato questo tipo di frase dovete suonarla su un groove di 4 quarti. Per esempio, prendiamo il classico swing. 1, 2, 1, 2. Per fare una battuta, entrare in una battuta pari, voi pensate che dovete fare quattro gruppi di tre per entrare praticamente su one. Per cui questa è la prima cosa, cioè fare la frase assimilare la diteggiatura. Una volta che avete assimilato la diteggiatura, divertitevi a suonare sopra, cercando di fare appunto le dinamiche. Come voi sentite, sentite pa ba ta da 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 Ok, questa è la storia. Per cui 3 sul 4 è una cosa importante perché nella musica, nel jazz, nella fusion, nel funk, là, insomma, si usano diciamo queste alternative invece di fare la classica frase in 4 quarti. Ok? L'altra situazione che è diciamo un po' più articolata è prendere l'unisono tra i crash con i singoli della mano. Se voi guardate la diteggiatura, che poi ci sarà sulla didascalia, vedrete che sono quattro colpi singoli. I primi tre. Allora, a questo punto io cosa faccio? Prendo il primo colpo di destra e lo userò all'unisono con la cassa, il resto rimarrà sul rullante oppure sul set, come volete voi, per cui. La seconda
situazione è quella dove vi troverete la sinistra, per cui farete un incrocio tra la vostra mano e il vostro piede, per cui la cassa e il crash diventa così. Che dà un effetto quasi di flam, no? Perché la sinistra viene a prendere prima dell'altra destra. L'ultima possibilità è il terzo colpo, per cui diventerà. Ok? L'altra possibilità ancora per devastarci mentalmente è prendere praticamente il primo colpo col secondo colpo, sempre dei singoli colpi della terzina, il primo colpo col terzo, il secondo colpo col terzo. Quindi i primi due sono. Oppure il primo col terzo, per cui sentite il primo, l'ultima possibilità è praticamente il secondo colpo della terzina col terzo colpo, per cui de si de. Per cui cosa abbiamo visto? Il primo sviluppo, solo la frase con le mani, ok? L'altro sviluppo è con gli unisoni. C'è un altro lavoro da fare, perché qua lavoriamo a cottimo. Per cui l'altra possibilità è creare una linear in tre con le terzine. Per cui cosa faccio? Allora, questi sono i colpi di destra. Qui. Due colpi singoli e un colpo doppio. Io cosa faccio? Sostituisco praticamente il colpo della mano con la cassa. Per cui prendo il primo colpo. Velocizzerò. 1, 2, 1, 2, 3, 4. La seconda possibilità è il secondo colpo singolo, per cui two, three, four. One, two, three, four. Ok, l'ultima possibilità ci sono il double colpo della cassa, perché ok. One, two, three, four.
rullante, poi a un certo punto fate l'orchestrazione, ok? Prima si studia sul rullante, si tira su in velocità. Queste sono le variazioni su una frase semplice in tre quarti, per cui il 3 sul 4. Potete chiaramente suonare un groove jazz, un groove funk. È importante che la frase abbia questo senso di spostamento di accento, per cui non c'è il 1 ogni 4, ma c'è il 1 ogni 3 su una frase, su un groove di 4. Ok, ragazzi, per cui ci sono tre possibilità per poter utilizzare questa storia. Ovviamente quando avete capito dovete anche giocare sul time, fare i fill con tutte le possibilità. Adesso cerco di creare un piccolo solo utilizzando questa frase, ok? Ok? Per cui ragazzi, la frase è questa. Tara, tara, tada, tada, ma dovete suonare sul 4. Tara, 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 tara. Sovrapponete un gruppo di tre terzine, mantenete, diciamo, il senso dell'accento della frase. E da qui nasce tutto. Però, una volta che avete capito e vi siete smazzati l'orchestrazione in questi tre modi, solo con le mani, unisono e cassa, crash, linear con la cassa praticamente e le mani, giocate sul time, suonate in quattro e sovrapponete la frase in tre. Non è detto nelle frasi dispari c'è sempre un punto. Allora, 3-3-3. Diventa 3, 3, 3, 3, diventa 12, per cui ogni 3 misure di 4 io potrei entrare sul 1, ma quando si suona non è detto che uno entra per forza sul 1, uno può entrare dove vuole, l'importante è che tenga in testa il 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, questa è la storia. Però la frase, ripeto, è così, insomma. E da lì potete fare qualsiasi cosa, per cui una semplicissima frase viene splittata in tre maniere, che è quella che vi ho fatto vedere. Per cui, buon divertimento. Ricordatevi sempre una cosa, tutto slow, qualsiasi cosa all'inizio slow, slow, finché capite qual è la dinamica, perché la frase, siccome è corta, è molto facile cadere nel suonare tutto forte. Invece bisogna cercare di creare la frase e far ascoltare la frase con i suoi accenti, per cui la dinamica è importante. Quasi sempre il double sta sotto, fa da tappeto, mentre l'1-1 riempie le note gravi. Dopodiché aumentate piano piano finché si capisce quello che fate e non sbrodolate, perché questa è la cosa più importante. Ok? 3 on 4, come dicono in provincia di Bari, come dicono a New York. Ok? Buon lavoro, ragazzi! Un saluto dal Giorgio. Ciao!